Oggi inaugurazione di Holy Wine, non edizione, un'edizione importante della cosiddetta della ripartenza, 150 cantine presenti, grande iniziativa, grande affluenza, ma sentiamo subito i protagonisti di questa giornata. È veramente una bellissima giornata, si parte subito, anzi si riparte alla grande, una manifestazione che ha ottenuto il successo intanto dei espositori, quindi delle cantine che hanno scelto di venire a Città di Castello per promuovere i loro prodotti, ma poi un successo ovviamente di pubblico, tantissimi turisti, tantissime persone che hanno deciso di passare la loro giornata all'interno di un percorso enologico. Questo è un momento molto importante per Città di Castello perché lancia un po' la stagione anche estiva del nostro territorio. Un'edizione fantastica, i numeri sono dalla nostra, anche gli eventi che vengono portati come collaterali a Holy Wine, come il mercatino francese che ha occupato il centro storico, sta ottenendo dei riscontri estremamente positivi, quindi un ottimo su tutti i fronti, quindi vediamo che questo sia un segnale della ripartenza positivo, eletto in positivo su tanti altri fronti. L'Umbria si sta confermando davvero un bel palcoscenico anche di questi eventi importanti, Holy Wine è uno di questi, credo che la presenza così significativa di cantine, di produttori sia la testimonianza della forte attenzione che c'è verso questo appuntamento. Siamo oltre 150 cantine, quindi davvero una edizione di grande importanza. Poi giovani, no? Cantine di giovani, questa è la cosa più anche particolare. Sì, cantine, piccole cantine e cantine di giovani imprenditori, quindi a testimonianza anche di una vivacità che il mondo del vino sta evidenziando anche qui in Umbria. Siamo reduci dall'ultima edizione del Vinitaly e devo dire che è stata anche quella una bella occasione, una bella edizione che ha portato soddisfazione anche ai nostri produttori. Quindi c'è da parte della regione, all'interno di una strategia generale che punta alla valorizzazione di tutte quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, ci sarà in questa seconda parte dell'anno un'attenzione crescente verso il settore proprio della produzione di vino, perché riteniamo che oltre ad essere un'eccellenza del nostro territorio, il vino sia uno dei messaggeri più potenti del brand Umbria, quindi dell'identità, della storia, delle tradizioni, di quello che di buono e di valore l'Umbria può offrire. Holy Wine per Città di Castello ormai è una bella consuetudine e quindi è bello tornare anche in questo che è l'anno in cui dopo il Covid, dopo le ristrettezze si riparte a goderci gli spazi della città, gli spazi aperti, ed è importante che torni Holy Wine perché nel DNA di questa manifestazione c'è l'attenzione alle giovani generazioni, c'è l'attenzione al territorio, alla produzione, e chiaramente se c'è qualcosa da cui l'Italia può ripartire è sicuramente questo, l'investimento sui giovani e l'investimento sul nostro know-how e sul Made in Italy. Holy Wine rappresenta tutto questo molto bene, ovviamente come Tifernate non posso che essere orgogliosa che si tenga nella mia città questa manifestazione. Come Associazione Italiana Sommelier dell'Umbria siamo coorganizzatori dell'evento, ormai giunto alla nona edizione, siamo orgogliosi, onorati anche, e noi svolgiamo un ruolo molto importante che è la selezione rigida delle cantine, delle tante cantine che vogliono venire a Holy Wine. Parliamo di piccolissime cantine con meno di 7 ettari, parliamo di giovani produttori con meno di 40 anni, proprio per dare visibilità anche a questi produttori, a questi vignaioli che spesso non hanno la possibilità, non le risorse in quanto piccoli giovani, le risorse per partecipare a manifestazioni molto importanti.